Il ragù è la madre di tutte le salse per noi emiliano-romagnoli. I ricordi sono legati alla pentola di terracotta che sbuffa sulla cucina economica legna, quella cucina che è proprio posizionata sotto la cappa dalla quale scendevano i regali della Befana. Non è nostalgia, e ora come allora il profumo del ragù è profumo di casa. Quando si sente anche al di fuori degli ambienti della cucina, è come un'attrazione che ti porta fino lì, affondare il cucchiaio di legno e metterlo su un crostino di pane. Questo è il ragù. C'è chi anche ha depositato determinate ricette di ragù, c'è chi cerca una codifica, poi giustamente tanti ristoratori, anche noi stessi, abbiamo scritto la nostra ricetta e non si fa più in maniera orale come un tempo. Noi adesso ci siamo messi nella testa di creare e di fare un ragù 100% locale, quindi abbiamo iniziato da qualche anno ad utilizzare solo carni bovine locali, carni di maiale da brado nero, maiale semibrado, e utilizziamo naturalmente le verdure locali e anche i pomodori dei contadini di qua, quindi la nostra ricerca è stata fatta sulla materia prima più che sulla ricetta. La ricetta è sempre quella del ragù di mio nonno, dei miei nonni, che già da prima della guerra operavano in questo luogo. Qua praticamente dove sono io adesso era il banco della drogheria, anzi il retrobanco è sempre quello.